Una tregua è sempre una tregua. Chiedersi se reggerà equivale ad una scommessa. Marco Pannella, appena rientrato da Osijek, capitale della Slavonia, la zona più colpita dalla guerra tra serbi e croati, non ha dubbi. La politica che la comunità internazionale e il nostro ministro degli esteri hanno perseguito in questi mesi ha permesso la distruzione sistematica del potenziale umano, economico, culturale e morale della Croazia. Il leader radicale non risparmia nessuno. Per l'Occidente, ha continuato Pannella, è meglio che regni l'ordine dei generali golpisti che il disordine di una neonata democrazia. Parole devastanti come le bombe che per 9 giorni ha visto cadere su Osijek, dove con addosso la divisa dei militari croati ha guidato un gruppo di non violenti che coerentemente con i loro principi gandhiani non hanno abbracciato nessun'arma pur essendo in prima linea. Per Pannella la 15ª tregua non è un risultato politico da portare a casa. Nell'invio dei 10.000 caschi blu dell'ONU potrà risolvere un conflitto che la comunità europea ha, se non proprio favorito, impedito che assumesse queste proporzioni. Io dico che le tregue o sono tregue, una, due tregue reggono, o altrimenti diventano un sistema di tregue. Qual è questo sistema? Ad ogni tregua ha corrisposto l'occupazione, grazie a questo tregua, di una parte del territorio aggredito e alla distruzione sistematica di tutto il potenziale economico e industriale di una delle due parti. Quindi io mi limito a fotografare questo. Poi dico per il futuro, se non ci sono regole, non ci sono tregue. Allora noi chiediamo, loro chiedono, diciamo questi imbecilli disonesti, credono a dei criminali fanatici, perché questo è il gioco come negli anni 30, no? Sia ben chiaro. Negli anni 30 Inghilterra e Francia erano degli imbecilli disonesti con dei criminali dall'altra parte con i quali facevano poi gli accordi. Qui la stessa cosa. Questi imbecilli disonesti, molto spesso a tangenti, no? A questo punto chiedono alla Serbia di rispettare che cosa? Noi dobbiamo pretendere, e allora sì ci vogliono le truppe ONU, pretendere che le stesse leggi che valgono e devono essere fatte rispettare a Zagabria e da Zagabria, a Lubiana, da Lubiana, devono essere fatte rispettare a Belgrado e da Belgrado. E ci sono 2 milioni di albanesi che da 3 anni vivono come si vive nella Palestina occupata, tanto per adoperare cose che la sinistra italiana poi ingurgita tranquilla, no? La situazione della Palestina ce l'abbiamo qui, niente, silenziosi e zero. Allora dico che in questa condizione avremo la libanesizzazione, c'erano anche lì le truppe dell'ONU. Voglio dire, veramente sono gli stessi in Italia, no, e all'estero, si mangiano tutto proprio, divorano tutto.